Buona domenica a tutti, pronti per la sfida di questa sera, dove naturalmente siamo presenti prima, dopo e durante, come sempre. Ezio, buona giornata. Ciao Massimo, buona domenica a te e a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Allora, come la vedi? Io faccio questa domanda estremamente generica per arrivare poi un po' più nel dettaglio, formazione e altro che conosceremo poi stasera naturalmente, però è una partita che ci potrebbe vedere primi in classifica, naturalmente, pro tempore, no? Questa partita, Massimo, per tanti motivi, perché è la classica partita dove che può rappresentare la cartina al tornasole della maturità raggiunta da questa squadra, perché squadra che certamente arriverà al Via del Mare con uno spirito altissimo. Arriva da prestazioni in cui, pur non essendo mai stata completamente convincente sotto il profilo del gioco, ha però fatto rilevare una ritrovata vena realizzativa degli attaccanti. D'altro canto, al di là delle difficoltà proposte da Lecce che nelle ultime quattro partite interne non ha mai perso ed è una striscia che non proponeva addirittura, se non sbaglio, dal 2012 quando era allenato da Serse Cosmi. Al di là delle necessità ovvie del Lecce di ben figurare davanti al proprio pubblico, di fare punti e dagli stimoli che sempre offre la partita contro la Juventus che si disputerà in uno stadio gremito al limite della propria, ecco, capienza. Io temo, non vorrei, ecco, diciamo, non vorrei che questa partita fosse affrontata con sufficienza, con troppa sufficienza, magari con l'ansia. Ecco, non vorrei che si rivelasse un'arma a doppio taglio il fatto che vincendo almeno temporaneamente si andrebbe in testa e quindi insomma ci sono poi oltretutto l'assenza di Rabiot a centrocampo peserà e questo si è evinto nelle pochissime occasioni in cui non è stato presente. Ecco, è la classica partita apparentemente facile sulla carta, e in cui è maledettamente facile incorrere in uno scivolone se la Juventus non sul piano caratteriale non dispiegherà le stesse risorse della controparte. Vale a dire che occorrerà un animo estremamente pugnace, combattività, aggressività, corsa. Ecco, allora a quel punto l'inesorabile supremazia tecnica potrà essere fatta valere e diventare determinante. Ecco, viceversa, Lecce potrebbe diventare il crocevia nel quale si dà via libera alla rincorsa della rivale per vincere la banana league, Massimo. Guardando un po' di statistiche, direi che sono a nostro favore sostanzialmente. La Juventus ha pubblicato il Match Day Station, e i dati sono, diciamo, confortanti, però giustamente come hai detto tu. Ecco, la vedi da corto muso oppure no? Guarda, io temo che vedremo la solita, proprio perché per il peso e l'importanza dei punti, ecco, non mi immagino una Juve sulla falsariga
ecco, di Udine prima giornata, tanto per capirci, o di queste ultime sortite. Io credo che sarà una Juve molto prudente, una Juve che speculerà sugli errori dell'avversario, che non ha una grandissima pulizia nei passaggi, e che su questo costruirà, cercherà di costruire la Juve ovviamente delle transizioni favorevoli per riuscire ad andare ad impensierire il portiere salentino. Va detto che Lecce è la squadra, insieme a Frosinone, all'Empoli, che ha subito più gol di testa in tutto il torneo, mentre la Juve, dopo la Fiorentina, ne ha uno in meno, è la squadra che ha segnato più gol di testa in questo torneo, e questa può essere, ecco, può essere la chiave nella quale da adottare per andare a cercare di portare a casa questi tre punti. Io auspico, mi piacerebbe tanto, lo ammetto, che la Juve scendesse in campo con la determinazione di mettere subito le cose in chiaro e possibilmente mettere in ghiaccio il risultato, o comunque metterlo su un piano che consenta poi una gestione nella seconda frazione poco affannosa. E quindi mi piacerebbe che si mettesse subito al muro l'avversario, e dopodiché, appunto, nel secondo tempo potresti concederti ad esempio di dare spazio a un giocatore che ha fisico oltre che tecnica come Nonge, visto che a centrocampo la coperta l'abbiamo corta. E proprio a proposito di centrocampo, credo che sia quasi scontato che in luogo di Rabiot giochi Miretti, e questo non mi piace tanto. Io personalmente preferirei che il polivalente Cambiaso fosse impiegato come mezzala di sinistra, e facendo giocare Weah sulla corsia di destra, anche perché Cambiaso ci darebbe molta più sostanza di quanto invece è in grado di darne Miretti. Va da sé che a dispetto delle assenze siamo assolutamente in grado di poter vincere questa partita, insomma, in un clima che si preannuncia certamente meno rigido di quello che invece avrebbe proposto, almeno sotto profilo atmosferico, l'Allianz Stadium. Massimo, chiudiamo con questa bellissima immagine presa da Urrà Juventus. Torniamo indietro al maggio 1986, dove proprio a Lecce la Juve sollevò il 22esimo scudetto. Faccio un po' di nomi che sono ormai nella storia: Scirea, Platini, Cabrini, Serena, Pacione, Laudrup, Pioli, Trappattoni, Caricola, Pin, Bodini, Tacconi, Graziani, Bonini, Favro, Bizzotto, De Maria, Mauro, Bonetti, Brio, Manfredone, Briaschi, Remino. Eccoli qui. E questo per chiudere con questa bella foto di Antonio Cabrini. Ezio, iscrivetevi al canale, ci sentiamo e ci vediamo più tardi. Naturalmente, date retta Massimo, lasciateci un like, attivate la campanella così sarete sempre aggiornati sui nostri contenuti. L'appuntamento è ovviamente a più tardi, per una partita che, attenzione, pur non essendo tra quelle che vengono definite di cartello, in questo momento è la più importante di tutto il nostro campionato. A Ugo. E ci vediamo naturalmente più tardi. Grazie Ezio, buon pomeriggio e buon appetito se ci state guardando così, mangiando. Ciao, a dopo.